Gioachino Bert, cugino di Celso Bert, nato a Pinasca l'11 aprile 1926, viveva con i genitori nel centro di Dubbione. La sua era una famiglia numerosa. Oltre ai genitori aveva due sorelle, Giuseppina e Agnese, e un fratello, Pierino. La guerra si portò via non solo Gioachino, ma anche la sorella, Agnese Bert, vittima il 20 febbraio 1945 di una bomba nascosta nella pendola per la timbratura dei cartellini alla RIB di Villar Perosa, dove lavorava. All'inizio di marzo del 1944, a soli 18 anni, era entrato a far parte della Resistenza, nella divisione alpina autonoma Valchisone. Era un ragazzo alto e robusto, che dimostrava più della sua età, e quindi era spesso fermato e controllato. Questo fu uno dei motivi per cui decise di unirsi alla Resistenza. Tuttavia, appena poteva, continuava ad occuparsi dell'azienda agricola di famiglia. In particolare in una vigna, posta sotto la borgata Ciapele, aveva approntato un rifugio per sé. Quando si sospettavano rastrellamenti o la presenza dei nazifascisti si faceva più numerosa in paese, Gioachino lasciava la casa e raggiungeva la cisterna. La sorella Giuseppina, Pina, gli portava viveri e notizie. Non si conosce la data precisa della sua cattura. Era in corso un rastrellamento e c'era stata una sparatoria sul ponte delle Ciapele. Il Bert era in compagnia di Romildo Maccari e i due si diedero alla fuga. Essendo prossimo al suo rifugio, Gioachino si buttò dentro la cisterna, mentre l'amico proseguì la corsa sino a un campo di segale, dove riuscì a far perdere le proprie tracce. Purtroppo, i militari individuarono subito la cisterna e catturarono Gioachino. Egli fu rinchiuso in carcere a Torino, dove Pina andò a visitarlo per due volte, col cambio di biancheria. Poi le fu detto che il fratello non era più lì. Il comando di polizia di Torino, il 6 ottobre 1944, rilasciò a uso sussidio una falsa dichiarazione, dove si diceva che Gioachino era partito per la Germania il 4 agosto 1944. In realtà, il giovane era stato prelevato dal carcere Nuove di Torino e portato a Coazze, con altri 31 prigionieri. Il 26 maggio 1944 vennero fucilati in quattro diversi luoghi della Val Sangone. A Coazze, sullo spiazzo antistante l'edificio scolastico, con il Bert furono uccisi il compagno di banda Severino Baral e altri 8 partigiani, di formazioni diverse. L'eccidio venne compiuto come forma di rappresaglia per la morte di 2 soldati tedeschi al Colle Braida, il 19 maggio 1944. I cadaveri dei fucilati furono successivamente gettati in una fossa comune e riesumati a giugno del 1945. Il padre riconobbe il corpo di Gioachino, ormai in avanzato stato di decomposizione, dai pantaloni che indossava. A Giaveno è stata posta una lapide in ricordo dei 10 partigiani uccisi in quello che venne chiamato il Maggio di Sangue. I nomi di Severino Baral e di Gioachino Bert sono in cima all'elenco.